Ah, via a tutti i miei legionari e barbarazioni iscritti, sono Alessio PCM, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e sulla campagna Con l'Italia di Augusto su Geopolitical Simulator 4. Come al solito invitiamo tutti i barbarazzi non iscritti a iscriversi a fine video, tutti voi a lasciare qua sotto un bel like e a condividere la campagna. Vi ricordo inoltre di attivare la campanella qua sotto per ricevere una notifica ad ogni nuovo video, così come controllare la schermata della community per partecipare ai sondaggi e vedere le news del canale. Oltre a questo vi ricordo anche che ho pubblicato due racconti e quale momento migliore di questo momento peggiore per leggerli. Come ho già detto, sono gratis qua sotto in descrizione e spero vi facciano passare un'oretta piacevole e diversa dal solito. Ok, detto questo, cosa facciamo in questo video? Allora, dobbiamo assolutamente aumentare a palla gli aiuti con St. Kitts, con cui non lo farò qua, Oman, Djibouti, Mauritania, Mozambico, Bangladesh, e magari così riusciremo a ottenere abbastanza voti da diventare membro permanente. Non credo sinceramente che ci riusciremo, ma ci proveremo comunque. Io adesso farò queste donazioni, farò arrivare tutti a più o meno mezzo miliardo. Tanto l'anno prossimo, in base a come si è evoluta la situazione, vedremo come regolarci. Tra l'altro la nostra eccedenza continua a diminuire e anche a questo fine voglio, anche se è l'ultimo mese, potrebbe avere un minimo di effetto sulla nostra economia, voglio far entrare altri 8 miliardi tramite un aumento ulteriore della tassa sull'inquinamento industriale, che uno di voi mi ha detto che l'aveva portata tranquillamente fino al 7%. Ora, 7% non è una cifra a cui io voglio arrivare, mi ero messo come cap massimo l'1% e ci siamo ancora sotto, quindi va bene così. In ogni caso il popolo la vede bene, quindi pam! Il popolo, comincio già a parlare come un tiranno, dannazione, brutte cose. Va bene, faccio le donazioni e poi ragazzi stringerò un po' di accordi con il presidente francese per vedere se riusciamo un minimo perlomeno a migliorare le relazioni con lui. Ah, in realtà ragazzi mi ero sbagliato, è venuto il presidente francese a chiedere a noi qualcosa. E nello specifico, tanto per cambiare, vuole importare da noi del petrolio, ma direi che è una cosa che non riusciamo in alcun modo a soddisfare la sua richiesta. Però, ad ogni modo, gli offro un caffè che rifiuta, bene, è un ottimo punto di partenza, e vediamo se riesco ad acquistare, in questo caso non a vendere qualcosa da lui. Allora, ho guardato un po' in giro, ma non ho trovato nulla di interessante, purtroppo. Tra l'altro, sfrutto il momento per fare una cosa che mi ha consigliato uno di voi, che mi ha detto che attorno al confine marittimo di Malta ci sono molti punti dove è possibile estrarre petrolio. Quindi, vediamo quanto mi costa fare una piattaforma marittima, 6.000 persone, 4 mesi, 149 milioni. Ok, mi sembra un'ottima cifra, ne abbiamo una qua. Qua sopra mi sembra che la produzione fosse debole, quindi per il momento non ne vale la pena. Qua è molto debole. Qua è molto debole. Qua è molto debole. Sto andando piano, ragazzi, perché ho trovato i punti in realtà dove c'è e voglio vedere comunque ovunque. Tipo qua non avevo visto che era media e infatti ne facciamo uno. Poi ce n'è un altro punto dove ho visto che era media, che è tipo qua in mezzo, li facciamo a un minimo di distanza. Media, ok, e un'altra ancora con altre 6.000 persone che direi che mettiamo qua. Perfetto. Ok, e con queste azioni direi che possiamo in tranquillità finire il mese. Grosso aumento dell'aiuto economico, mi raccomando, fate sì che non sia sprecato. Ok, minaccia terrorista per la legge sull'inquinamento industriale, però ormai ci siamo abituati a questo baghino. Ok, richiesta accettata, perfetto. Rete Stati Uniti, spionaggio industriale in corso, accetta. Incontro con il presidente albanese, è vero, cosa voleva? Vuole venderci delle arance. Ok. Perché no? Perché no? Facciamo che tratto un secondo, anche se è una cifra irrisoria, chissà, magari miglioriamo un po' le relazioni. Ok, purtroppo non è andata a buon fine, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. Peccato, allora la Francia ha votato per il sì, Giamaica, Lesotho, Malawi e Swaziland hanno votato per il sì. E cornuti, nessuno di quelli a cui abbiamo aumentato i fondi ha accettato. Bella cazzata. Ok, pagherete con la vita. No, non pagherete con la vita, ma di sicuro se una di queste sei nazioni esce dai membri temporanei, può star certa che tutti i soldi che le sto dando, tornano a me. Buonanno ragazzi, eccoci qua nel 2026, denaro in eccedenza di 3,32 miliardi. Wow, incredibile! Alloggi in salubri ne sono stati aggiunti altri 23.760, ok. Credito
crescita del 5,84%, PIL a 2.251 miliardi. Bene, questo mi rende molto curioso e mi chiede, mi vuole, mi spinge, non trovavo il vocabolo, a guardare questo. Ecco, ok, siamo settimi rispetto alla 78esima posizione, dubito fortemente. Ok, siamo settimi, di sicuro l'Italia non era settima quando abbiamo iniziato, penso fossimo tra il 9 e il 15 posto, ora come ora non mi ricordo. Di sicuro avevamo attaccato il Brasile e abbiamo superato il Regno Unito. La Francia vedo che continua a salire molto, la Cina ha superato gli Stati Uniti e anche di un bel po', la Germania è lì lì per essere raggiunta dall'India. Il Giappone è poco sotto l'India e la Francia devo dire che è molto molto in alto. Non mi aspettavo che fosse così in alto, sinceramente. Vorrei avere informazioni precedenti, ma non me le danno. A meno che. No, non me lo fa vedere nel tempo, purtroppo. Cioè, mi fa vedere il PIL che hanno adesso, ma non me lo fa vedere nel tempo. Peccato. Ah, curiosità, vediamo questo. Ok, indici di sviluppo umano più alti in Italia rispetto che la Francia. In Francia sono più felici, in Italia si ha di più, l'economia è migliore la loro, forza militare più forte la loro. Che tristezza, mi rende davvero triste questa cosa. Anche rispetto alla Germania il confronto rimane uguale, anche se siamo più o meno stesso numero per popolazione. Ok, intrigante, intrigante. Adesso vediamo un po' di informazioni importanti, tipo eccedenza dell'1,36%. Ah, avete notato? I francesi sono di nuovo rosso scuro, quindi dubito fortemente che voteranno ancora per noi. Il debito pubblico quindi è sceso ancora un pochino, siamo a 1.380 miliardi, che comunque non male. Settori nazionalizzati continuano ad aumentare gli introiti, quindi non mi lamento. L'eccedenza al momento è di 31 miliardi, ha fatto su e giù per lungo tempo, ma direi che non è malaccio. Per quanto riguarda l'economia, partiamo con una previsione di crescita del 3,06% e ora il tasto dolente. Porca miseria, continua ragazzi, continua l'inflazione. Cioè, oddio, sembra che ci sia un minimo di bel colpo di tosse per un po' di suspense. Dicevo, sembra che si sia un minimo arrestato, però per sicurezza passerò questo mese a non far niente e vediamo se si assesta. Disoccupazione siamo sempre molto molto bassi, il che è un'ottima cosa. Tra l'altro, fatemi vedere un attimo se ci sono degli altri ragazzi che hanno alzato l'età pensionabile. Ok, al momento noi siamo i primi insieme ad Israele per quanto riguarda quella maschile, va bene. Per quanto riguarda quella femminile, invece, siamo quelli che ce l'hanno più alta al mondo. Ok, non mi sembra un grande risultato, però vabbè, ce ne faremo una ragione. E va bene, ragazzi. Anche la procedura che avevo detto per quanto riguarda la cannabis, la faccio in questo video, ma la facciamo a marzo. A gennaio non farò letteralmente niente. Ah, sì, se non togliere naturalmente fondi ai membri dell'ONU che. Membri permanenti dell'ONU che non ci hanno votato e che non sono più membri permanenti. Scusate, temporanei, continuo a dirla sta cazzata. St. Kitts continua ad esserlo. Porca miseria, l'unica nazione che mi dà un fastidio. Più che altro perché è davvero difficile trattare con loro, o comunque averli dalla nostra parte, per il fatto che è difficile tanto dargli soldi quanto fare contratti, anzi fare contratti non si può. Abbiamo Nigeria e Turchia, e Turchia è ottimale come cosa. Il Mozambico purtroppo ce lo teniamo. Abbiamo nuovamente il Comore, la Repubblica Centrafricana, il Camerun e il Bangladesh. Ok, quindi abbiamo perso la Mauritania, che non è una gran perdita. Allora, aspettate, controllo un secondo. Allora, perché boh, St. Kitts c'è ancora. L'Oman non c'è più. Ok. E non è male perché non ci dava niente. Poi il Djibouti o Djibouti non c'è più. E ok, buono anche questo. Mozambico e Bangladesh sono rimasti, ho visto. Ok, sì. Poi, penso che se ne sia andato anche Malawi, purtroppo. Dico purtroppo perché qualcosa ce lo dava, quindi devo dire che un po' mi dispiace. Swaziland è rimasta, il Lesotho è andato a sua volta, ok. Ed è rimasta la Giamaica. Ok, quindi che votavano per noi ci rimangono Swaziland e Giamaica, e dubito che la Francia voterà per noi. Ok. Ok, ragazzi, ho sistemato tutto. Adesso diamo 10 milioni alle altre nazioni in cui eravamo rimasti amichevoli, diciamo.
Alla Russia è diminuita da 250 a 100 milioni, Giamaica e Swaziland vedete 103 semplicemente per l'inflazione, penso, e comunque sono ancora membri permanenti. Lesotho, non gliel'ho tolto, me ne stavo quasi dimenticando, anche a lui adesso direi che diamo solamente 10 milioni, ok, così ci facciamo ancora un po' di nero, perfetto. Poi abbiamo la Cina che ho portato da mezzo miliardo a 250 milioni. Malawi, che non c'è più, direi che possiamo tranquillamente portare anche qui a 10 milioni. Ok, Mozambico e Bangladesh invece lascio mezzo miliardo, ma solo per ora. Ok, poi una volta fatto questo, vergogna, mi vergogno primo ministro, mi vergogno di come questo paese tratta gli anziani. Oh, senti, una procedura alla volta, io faccio del mio meglio. Qua i soldi purtroppo non li posso cagare, anche perché vediamo come va l'inflazione, quindi... Potere d'acquisto cala, povertà estrema sta facendo progressi, questo mi preoccupa davvero molto ed è una cosa che non ho guardato. Popolazione sotto la soglia di povertà relativa, in realtà questa bene o male è sempre la stessa, il PIL per abitante è salito fortunatamente, l'aspettativa di vita è salita. Ok, vabbè, tutti gli altri dati, popolazione è un minimo cresciuta, crescita della popolazione, bene o male siamo sempre sull'1%. Densità... Ok, sempre la stessa, tasso di fertilità bene o male è rimasto lo stesso, quello di natalità sta scendendo, piano piano ma sta scendendo, il tasso di contraccezione è sceso fino a fermarsi, ok, tasso di mortalità infantile dovrebbe essere decentemente basso ormai, l'indice di sviluppo umano ormai siamo a un livello altissimo che mi chiedo perché, probabilmente è buggato, felicità interna lorda, comunque siamo più felici rispetto che nel 2018, ok, dato che in termini assoluti non è male. Va bene, va bene, va bene. Allora, direi che faccio subito un'altra richiesta all'ONU per diventare membro permanente per vedere come sono messo nei rapporti con le nuove nazioni che sono entrate. Ok, ragazzi, colpo di scena. La Cina non ha preso bene la diminuzione dell'aiuto da mezzo miliardo a 250 milioni. Siete dei ragazzi permalosi, eh? Molto permalosi e da voi non me lo aspettavo, mi aspettavo più serietà. Comunque, molto bello vedere che a parte la Giamaica e lo Swaziland, tutti gli altri dicono: ma sì, ma a me che me fotte. Ok, e anche quest'anno si diventa membri dell'ONU l'anno prossimo? Ormai è il motto della mia campagna. Oh, non ho mai avuto tanta sfiga con i membri interni. Vabbè, per quanto riguarda la Cina, magari aumenterò nuovamente l'aiuto, però. Fa davvero girare le balle. Tra l'altro, vedo che il nostro surplus continua a diminuire. Ora. Non so se continua a diminuire per l'eccedenza di bilancio o in proporzione al PIL. Questa è una bella domanda. Sono più o meno 30 miliardi di eccedenza al momento, quindi siamo lì rispetto alle stime che dice. Probabilmente riguardo al PIL, cioè rispetto al PIL che comunque è in crescita del 3%. Va bene, aspettiamo che finisca il mese così vediamo l'inflazione. Ok, mese finito e noi inauguriamo uno stadio, perfetto, esemplarità, sì, stai calma. Allora, eccedenza dell'1,25, eccedenza di bilancio in realtà è scesa, 28,47 miliardi, muy male. Gli introiti dai settori nazionalizzati, ok, continuano ad aumentare quelli. Inflazione, ti prego, ti prego. Oh, signore, grazie, grazie, finalmente comincia a riscendere, però... Non è ancora il momento di tranquillizzarsi. Ora, potrebbe essere, e dico potrebbe perché con l'inflazione non sai mai bene qual è la mossa migliore, però potrebbe essere un'ottima idea non fare nulla. Ovvero, non fare nulla che immetta ulteriore denaro nell'economia, al limite che lo tolga. Il punto è che quello che lo toglie di solito sono tasse ed è impopolare, quindi se non riesco a controbilanciarlo è una politica difficile da tenere. In ogni caso, penso che cercheremo di, come dire, arraffare ancora un po' di soldi, alzare ancora un po' di tasse in questo periodo. Nello specifico, alziamo di ancora 10 miliardi questa qua sul settore, sull'inquinamento industriale. Poi degli altri aggiustamenti li voglio fare, tipo la tassa sul carbonio. In realtà aumenta da sola, quindi l'arrotondamento a sto punto magari lo balzo anche. No, facciamo che aumento semplicemente quella, che già aumenta di un bel po' l'eccedenza e non è malvagio. Ridò alla Cina i suoi miliardini, così non se la prendono a male. Ah, però è anche vero che ragazzi, con la Cina, ora che ci penso, noi abbiamo molti contratti, magari sono semplicemente scaduti quelli, tipo
Abbiamo un enorme contratto con la Cina per quanto riguarda il cemento e infatti vedo che è finito e vedo che non abbiamo altri contratti con la Cina dal punto di vista industriale ed è assurdo perché da loro compravamo un sacco di minerali, compravamo il cemento, quindi di sicuro devo andare a ritrattare con la Cina. È l'ultima cosa che faccio in questo episodio magari. Anzi, facciamo così, facciamo che faccio andare un po' avanti il mese e comincio a fissare un incontro con loro che però metto, sì, dai, facciamo il 28, il 25. Così, appena prima del mese prossimo, firmeremo qualche nuovo contratto. Ok. Ah, ragazzi, grande scoperta, tra l'altro, non ci serve più importare il gas. Al momento produciamo più gas di quanto ce ne serva e questo è ottimo perché ci permette di togliere di eliminare il contratto con la Russia, anche se questo potrebbe sfortunatamente peggiorare le nostre relazioni con loro. Vorrei vedere la stessa cosa anche col petrolio, prima che continuiamo a importare e non ci serve. No, no, ok, col petrolio sgancia qua che è sempre utile, un po' di petrolio, va bene. Carbone, vabbè, di sicuro diminuita il nostro consumo, ma ci serve ancora, tipo ce ne servono 60 e ne importerò più o meno 60 dagli indiani, infatti, ok, quindi questo contratto è ancora molto utile. Elettricità invece come siamo messi? Elettricità siamo. Questo è pessimo. Questo è pessimo. Spero che le nuove centrali siano pronte a breve perché non è un'ottima cosa questa che vedo. Potrebbe anzi condurre a un po' di problemi. Tra l'altro abbiamo una nuova scoperta, i nanorobot. Al momento allora, non siamo i primi, ma è specifica. E questo ci permetterebbe di avere tante applicazioni mediche, tra cui immagini corporee interne, elaborazioni di trattamenti medici in vivo, biosorveglianze e molte altre. La brevettiamo. Progresso genetico, nanismo, leggera riduzione del numero di persone in condizioni estreme di povertà, perfetto. Ok, facciamo che l'altra scoperta la guardiamo nel prossimo episodio, per ora ci fermiamo qua. Io, come al solito, spero che questo episodio vi sia piaciuto, spero che mi riempirete di commenti e di suggerimenti e spero di ritrovarvi tutti nel prossimo episodio. Fino ad allora, ave a tutti e a presto.